Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Auguri, adesso ve li posso fare anche se sono leggermente in ritardo per Natale, scusate. Quindi auguri di buon Natale e di buon anno per, non lo so, probabilmente domani per quando uscirà il video, nonostante oggi è il 27, però vabbè. Bentornati all'ennesimo video storia dove andremo a parlare di una delle console più controverse, se vogliamo, della storia. Sì, perché quando parliamo del vecchio, amato, odiato Sega Game Gear, ci sono sempre varie correnti di pensiero. Perché? Perché è inutile che ve lo spiego adesso nell'introduzione, se no del cacchio che faccio il video. Quindi oggi andiamo a parlare di questa consolina portatile uscita nel lontano 1990 in Giappone, da noi arrivò nel 91, giusto un anno dopo. Diretta concorrente, mi sono dimenticato di prenderlo, scusate. Mannaggia a me e alla vecchiaia. Diretto concorrente del famosissimo Nintendo Game Boy. Questi due bei bestioni sono usciti contemporaneamente e per l'ennesima volta, per l'ennesima battaglia, come fu quella tra Mega Drive e Super Nintendo, ce ne sono state delle belle tra Sega e Nintendo. Bene, non vi faccio perdere altro tempo, si inizia! Il Sega Game Gear fu una console portatile di quarta generazione e doveva da subito essere una console molto competitiva perché ce n'erano già parecchie altre sul mercato. Vedi il Game Boy della Nintendo uscito già nel 1989, l'Atari Lynx, che tutti quanti penso conoscerete, che è sta dannatissima tavoletta paffetta al pane gigantesca, anche lui con schermo a colori, e c'era anche una terza avversaria, che questa non in molti conoscerete, ovvero la NEC con il suo Turbo Express, che a vederlo così sembra la perfetta fusione tra un Game Boy e un Game Gear a livello d'estetica, cioè hanno preso uno e l'altro, l'hanno fuso insieme e è venuto fuori questo, secondo me. Ovviamente non è che in un mese di sviluppo riesci a cambiare l'estetica della console, però se ci pensate è una strana coincidenza. Comunque, assodato che c'era un bel po' di concorrenza, lo sviluppo del Game Gear iniziò sotto il nome di Project Mercury. Sì, perché in quegli anni alla Sega andava di moda dare il nome dei pianeti ai vari progetti di sviluppo. Alcune console poi alla fine uscivano effettivamente con quel nome, vedi il Sega Saturn. Altri nomi invece venivano cambiati poco prima di uscire, più che altro per questioni commerciali o di marketing. E una curiosità, questa moda iniziò con il Sega Terra Drive. Mega Drive vorrei dire. No, no, Terra Drive. Ma che roba è? Adesso te lo spiego. Sì, perché non esisteva soltanto il Mega Drive, esisteva anche il Terra Drive, che era un ibrido console PC sviluppato in collaborazione dalla Sega e dalla IBM. Purtroppo questo bestione è uscito nel 1991 soltanto in Asia, non è mai arrivato da noi. Vorrei tanto raccontarvi la sua storia un giorno, ma non potete capire quanto costa sto pezzo, ragazzi, per una collezione di retro gaming. L'ho visto dal vivo, ve l'ho anche fatto vedere, ma costa un botto. Forse ne parleremo. La cosa simpatica è che questo non doveva chiamarsi Sega Terra Drive, ma doveva chiamarsi Terra Drive, proprio perché Terra in italiano significa terra, Earth. Quindi questo progetto iniziò come Terra Drive, quindi fece partire tutta questa storia del nome dei pianeti per i progetti di sviluppo. Solo che poco prima della fase di rilascio si accorsero che Terra Drive era già preso da un'altra concorrente di tutt'altro settore. Dovettero quindi cambiare il nome da Terra in Tera, di Mega Giga Tera, come se fosse la dimensione dei byte. E proprio questo errore giustifica il fatto che c'è un Mega Drive, c'è un Tera Drive, ma non esiste il Giga Drive. Non come console, ci hanno fatto un emulatore, ma questa è un'altra faccenda. Comunque, nonostante questo errore, da qui decisero di mantenere l'associazione pianeti con progetti di sviluppo. E infatti ci sono diverse console Sega che hanno abbinato i pianeti ai loro progetti di sviluppo. C'è il Mercury che è il Game Gear, il Venus che è il Sega Nomad. Di questo ne parliamo dopo, fate i boni. Il Mars è il Sega 32, il Saturn lo conoscete tutti, e così via. Ci sono però alcune console Sega di cui non si conosce il nome del progetto. Vedi, per esempio, il conosciutissimo Sega CD e il Sega Mega Jet. Questo non lo conoscete, se lo conoscete vi faccio i complimenti. Questo Mega Jet in pratica era un Mega Drive portatile che però non ha lo schermo, ma poteva essere collegato agli schermi integrati nei sedili degli aerei
televisori di linea giapponesi. Cioè tu andavi a prendere l'aereo in Giappone, anziché averci il televisorino, c'avevi il televisorino e sta console. È una roba fighissima, spero un giorno di potervela portare, questa ovviamente è uscita soltanto in Giappone, non si è mai vista qui, però è un bellissimo pezzo da collezione e anche abbastanza simpatico da raccontare. Dal Sega Dreamcast decisero di cambiare questa logica, che poi sarà l'ultima console in pratica, però vabbè. E infatti il progetto di sviluppo si chiamò Katana. Ma nel 2019, con il Sega Mega Drive Mini, ripresero questa nomenclatura, perché infatti si chiamò progetto Moon, perché fecero un altro errore. Ma io dico, cocchi mia, siccome si ricordavano male, cioè alla Sega vi ricordavate male, queste sono voci di corridoio, però sono molto quotate, sia chiaro. Credevano che il Project Earth, progetto Terra, fosse collegato al Mega Drive, quindi questo è il mini Mega Drive, allora lo chiamiamo Moon. E invece no, a parte che il progetto Terra era quello abbinato al Terra Drive, che poi hanno chiamato Terra Drive per problema di prima, quindi ha sbagliato proprio alla grande. Però con questo Mega Drive Mini hanno ripreso quella nomenclatura chiamandolo Moon. Finita la parentesi dei progetti, torniamo al nostro Game Gear. La scelta di buttarsi nel mercato delle console portatili venne fatta direttamente dallo storico presidente Hayao Nakayama, perché aveva appunto visto che la concorrenza si stava buttando in quel settore e non voleva rimanere troppo indietro con la Nintendo, perché ormai lei era già uscita da un annetto buono con sto Game Boy che stava avendo un successo incredibile. Era anche una questione proprio di immagine: la Nintendo riesce a fare quello, noi della Sega no, quando mai avrebbero lasciato passare un messaggio del genere? E quindi buttiamoci sul mercato delle portatili. Ma come al solito la Sega voleva fare le cose in grande, voleva spiccare rispetto al suo avversario, quindi la parola d'ordine era creare una console cool, figa, rispetto al Game Boy, con requisito tassativo schermo a colori. Doveva essere un Sega Master System portatile, che ai tempi era ancora una potenza assurda da miniaturizzare più o meno in una console che ti portavi appresso. E venne assegnato il compito di svilupparla ad un certo Makoto Ohara, primo nome giapponese che riesco a pronunciare bene, ragazzi. Mi è venuta in mente Rossella Ohara mille volte mentre mi studiavo la storia. Comunque, di sto tizio non sono riuscito a trovare nemmeno una foto o una pagina Wikipedia. Adesso cercherò un pochino meglio, forse riesco a portarvela nell'editing. Però sto tizio è poco conosciuto all'interno della Sega, ma era anche un bravo inventore. È lui stesso a cui è stato assegnato il brevetto del TV Tuner della Game Gear, che conoscete praticamente tutti quanti. Era quell'adattatore a cartuccia che ti trasformava la console in un televisore. Era praticamente il gadget più ricercato di tutti in Europa. E sto tizio se l'ha inventato, come anche ha progettato il Game Gear, e non sono riuscito a trovare una pagina Wikipedia, ma nemmeno sugli archivi del Sega Retro. Io, tuo povero tizio, che ormai potremmo anche chiamare nessuno, testa bassa iniziò lo sviluppo di questa nuova console. E per migliorare l'estetica, ma soprattutto la maneggevolezza della console, e a questo siamo abituatissimi nelle console arcade di cui facciamo le recensioni, per quanto il Game Boy abbia mille lati positivi, è scomodo giocare in uno spazio così ristretto, soprattutto per chi ha le mani grandi. Alla Sega decisero appunto di cambiare il formato, di metterlo orizzontale. Perché? Perché si impugna meglio e perché richiamava anche un po' l'estetica del Sega Genesis. Nel giro di nemmeno un anno sfornarono lei il Sega Game Gear, che a livello di specifica il Game Boy se lo magnava a colazione. Perché il processore era sempre a 8-bit, ma era uno Zilog Z80, che ai tempi era usatissimo quel processore, era anche uno dei più potenti e versatili da utilizzare, che arrivava a 3.58 MHz di frequenza contro le 2.2 del Game Boy. La memoria della GPU era il doppio, 16 KB contro gli 8 del Game Boy. Al display, da 2.6 pollici, con solo 4 tonalità di colore, le 4 tonalità di verde o di nero per il Game Boy Pocket in futuro, che appunto del Game Boy, la Sega rispose con un LCD più grande da 3.2 pollici a 32 colori, ma con una palette, con una gamma di colori programmabile di oltre 4.000. A quei tempi questo dettaglio non era uno scherzo, eh? E qui purtroppo arriviamo alla vera differenza gigante di sta dannatissima console e suo grandissimo tallone d'Achille che tutti quanti conoscete: le batterie. Sì. Mentre il Game Boy con 4 pile stilo AA riusciva a durare oltre le 20 ore, addirittura sopra le 30 in qualche caso, sto benedetto Game Gear con 6 pile stilo AA durava dalle 3 alle 4 ore.
Praticamente era una centrale elettrica portatile e questo ne parliamo tra poco, porterà un casino dei problemi di rattoppi e pezze, adesso ci arriviamo. Comunque a livello hardware avevano fatto un ottimo lavoro, era proprio un passo quasi evolutivo rispetto al Game Boy. Mentre rispetto alla concorrenza avevi l'Atari Lynx, che anche lui era a colori e retroilluminato perché entrambi avevano la retroilluminazione che poi è quello che praticamente deciuccia quasi tutta la batteria, qui la situazione era molto simile, non fosse che il Game Gear è riuscito a compattare tutto in dimensioni più umane, perché voglio dire, un conto sono 21 cm di larghezza contro 27, cioè c'era tanto così in più sulla console e non è poco, ragazzi, su una portatile. E lo schermo era comunque migliore, perché? Perché quello dell'Atari Lynx aveva sì una risoluzione simile, 160x102 pixel contro i 160x146 del Game Gear, ma video poteva mostrare soltanto 16 colori, nonostante avesse un frame rate più alto, arrivava fino a 75 Hz. Però a quei tempi non era tanto il frame rate che ti cambiava quanto la quantità di colori che potevi avere. 32 contro 16 significa che puoi fare delle sprite, delle animazioni con il doppio delle possibilità. Mentre a livello di batteria se la battevano, cioè non è che il Game Gear avesse fatto chissà quale errore, perché anche l'Atari Lynx con 6 pile stilo AA durava dalle 4 alle 5 ore. È che proprio in quei tempi, con quella tecnologia, per schiaffare dentro a queste consoline uno schermo a colori retroilluminato ciucciavi una quantità di energia spaventosa. Il Game Gear uscì nel mercato nel 1990 in Giappone, mentre in Europa e Nord America nel 1991, per poi arrivare in Australia nel 92. Il prezzo in Giappone era di 19.800 yen, in America di $149.99, mentre in Europa circa 100 sterline. Messo a paragone con le altre console, il prezzo era abbastanza competitivo, perché prendendo come esempio il Nord America, c'era già il Game Boy che costava $89. Ok, parecchio di meno, ma come abbiamo visto, a livello hardware era molto inferiore rispetto al Game Gear, questo portava innovazioni. L'Atari Lynx costava $179 e il NEC Turbo Express addirittura $249. Il prezzo del Game Gear era più che giustificato per la tecnologia dei tempi e poteva anche sfruttare il successo del Sega Mega Drive che stava uscendo contemporaneamente in quegli anni, perché era vista come una console che dava opzioni anche per giocatori un po' più grandi rispetto a quello che invece era il targeting della Nintendo, perché la Nintendo ce l'ha sempre avuto questa cosa, ce la portiamo avanti ancora oggi sulla Nintendo Switch, punta molto ai giovanissimi, a far giocare i giovanissimi, a far uscire giochi che possano essere appetibili già a bambini da 7-8 anni in su, mentre la Sega cercava di dare un parco titoli più ampio, sia per i ragazzini ma anche per le persone un pochino più grandi. E qui, penso lo sappiate, è dove inizia la battaglia di marketing per l'ennesima volta. Come vi ho già mostrato nella storia della guerra tra Sega e Nintendo ai tempi del Master System, del Mega Drive e dello SNES, ovviamente anche il Game Gear ha subito questa influenza. Partiamo dalla normalità, perché in Giappone è dove sono stati un pochino più tranquilli. Le pubblicità giapponesi sono sempre molto colorite, molto attive, tanti urli, tanta felicità. In generale con il Game Gear si sono mantenuti su quella linea di marketing. Hanno introdotto anche delle figure femminili, perché il Game Boy con la sua uscita aveva proprio cambiato la concezione, ve lo ricordate, ne abbiamo parlato della sua storia. Mentre prima i videogame venivano visti principalmente come un'attività maschile, con l'uscita di queste console il mondo videoludico si stava avvicinando anche al sesso femminile. Quindi in Giappone la console uscì nell'ottobre del 1990 con tre titoli all'uscita: il famosissimo Columns, alternativa a Tetris, Super Monaco GP e Pengo. Vennero vendute 40.000 unità nei primi due giorni per arrivare a 90.000 nel giro di un mese, ma con altre 600.000 unità di ordini già pronti. Ma nonostante questo lancio più che buono, perché sono numeri alti per quei tempi, il Game Gear non fece troppa breccia nel cuore dei giapponesi. Tutta questa innovazione dello schermo a colori e delle prestazioni del Master System non vennero recepite nella maniera giusta dai giapponesi. Perché? Perché prima di tutto le prime unità avevano una serie di problemi hardware, quindi ci fu
furono anche diversi cambi. Uno che conoscete tutti quanti, che tutti i collezionisti di oggi si portano dietro, è quello dei condensatori. Tendono ad esplodere, a rovinarsi, a gonfiarsi, eccetera. Quindi se ne prendete una per collezionismo, ma ogni tanto ci volete anche giocare, cercate di prenderla ricondizionata. Ricondizionata che significa? La aprono, cambiano tutti i condensatori, non ce n'è uno originale, li cambiano tutti e poi ve la potete riprendere e giocarci. Non è nemmeno un'operazione troppo costosa perché si trovano a 4 soldi, è solo la rottura di palle di stare lì, levarli tutti e saldarne uno a uno. E come secondo fattore c'era sto dannatissimo problema delle batterie che fece infelice tutti tranne i negozi della Dura, cioè l'immagine in quegli anni, io penso che la maggior parte del loro successo in quegli anni c'era lo coniglietto praticamente su ogni pubblicità del mondo, era grazie al Game Gear. Prima di andare in America, perché lì so danni, andiamo a vedere come se la cavò da noi in Europa, e ve le ricordate sicuramente tutti quanti, le pubblicità del Game Gear vennero sponsorizzate sia da calciatori italiani, perché ci trovavamo dentro Walter Zenga, Mancini e diversi altri con capigliature stile anni 80 bellissime, che non sapevano nemmeno di che parlavano, perché si vedeva in queste pubblicità che stavano lì solo per prendere la mazzetta. L'allenamento dei campioni è Mega Drive. Mega Drive è il massimo. Ma le più conosciute in assoluto erano le pubblicità di Jerry Calà. Libidine! Ne fece uno sfacelo. Capisco che vederle oggi fa un altro effetto, perché tralasciamo forse un po' il trash intrinseco di questi spot. Sorridi, sei su Giochi Preziosi! Siga! Perché tanto dici Game Gear anni 90, la seconda immagine che ti viene in mente è Jerry Calà che te lo tira con le offerte del Master System. Che doppia libidine! In Occidente la Sega è quasi sempre andata meglio rispetto alle vendite in Giappone, e infatti anche in questo caso in Europa i numeri furono più alti. Nonostante il prezzo comunque fosse alto, perché 99 sterline non erano poche, il Game Gear nel gennaio del 1992 aveva una fetta di mercato del 16%, ma a dicembre dello stesso anno era arrivata a portarsene via il 40%, quindi l'innovazione che portava e tutte le varie operazioni di marketing avevano fatto più che bene in Europa. Siamo arrivati in America. Mamma mia. L'America è praticamente il campo di battaglia più cazzuto tra la Sega e la Nintendo. È sempre stato così, è sempre stato lì che se ne so date e dette di tutti i colori. Ma questa volta la Sega all'inizio sembrava che stesse facendo la brava, nel senso aveva buttato là delle pubblicità che mostravano il prodotto, soltanto il Game Gear, ti facevano vedere le sue innovazioni, ti facevano vedere alcuni accessori e in generale ti mostravano le possibilità di questa nuova console con il parco titoli, eccetera. Zitti, forse hanno imparato. Certo, ai tempi c'era il famoso Sega Scream, cioè tutte le pubblicità finivano con l'urlaccio della Sega. Sega! E anche questo non è un problema, però, sai, magari un po' meno. Coffee? Tea? Sega! Sega! Cioè, ma lo vedi? Sembra la versione femminile della bambola assassina. Se io vedevo una roba del genere a 8 anni, pisciavo sul letto per un mese, come minimo. Comunque, fin qui, spot normali, diciamo. E invece no, perché il problema è che poi la Sega iniziò a incalzare un po' con quello che fa meglio in assoluto, ovvero le pubblicità comparative, dove te mostrano una famiglia de celebrati, perché mi ricordano quelli del film Batman Forever, quando l'enigmista te mette quel ciaffo dentro casa che te se ciuccia l'energia mentale. È la stessa cosa, praticamente. Tu c'hai sta famiglia che sta a guardare sto verde, che è un palesissimo richiamo allo schermo del Game Boy, dove praticamente lo scopo era fatte vedere che soltanto i dementi probabilmente continuavano a giocare col Game Boy quando invece era uscito il Game Gear. Ma forse è un peletto troppo esplicito. Preso ormai il via, perché tanto la Sega fa sempre così, iniziarono a rincarare un po' la dose in pubblicità che ti mostravano come non buttare il Game Boy ma riciclarlo per altri utilizzi. Che ne so, perché non utilizzarlo come fiecca, ovvero come spessore da mettere sotto al tavolo che balla, oppure come spugna per fare le carezze al gatto, o anche, volendo, perché no, come sostituto bikini per quando prendi il sole. Io adoro la Sega America, proprio li amo.
Il loro apice, secondo me, fu questo spot dove c'è un ragazzo palesemente, perché l'hanno scelto apposta, obeso, che poi è un attore che avete visto anche sicuramente tutti quanti, ma con l'espressione di, fatemelo dire, un diversamente abile, cioè questo è mentalmente disturbato perché guarda come sta. Sto tizio sta al parco a giocare al Game Boy, che ovviamente è monocromatico, diciamo. Allora, per risolvere questo problema, cosa fa? Raccoglie da per terra la carcassa di uno scoiattolo morto e se la dà in testa, così da poter vedere che boia a colori. Ma sta cosa è geniale! Come cazzo? Ma vi immaginate le riunioni dal marketing per inventarsi ste cacchiole pubblicità? Dai ragazzi, forza, andiamo. Dobbiamo far capire alle persone che il Game Gear c'ha lo schermo migliore di quello del Game Boy. Come facciamo? Idee? Allora? Chi è? Corriere, signore, c'è un pacco per lei. Oh, tu, fermo. Ma io? Sì, tu. Come faccio a far capire alle persone che il nostro schermo a colori è migliore di quello del Game Boy? Ma io so il corriere, ma che avete battuto la testa? Oh, una botta in testa, geniale. E con cosa gliela diamo questa botta in testa? Una mazza non va bene, passerebbe il messaggio sbagliato. Che cacchio possiamo usare? Dai, dammi un'idea, su! Ma io che cazzo? Dai, su, forza! Uno scoiattolo morto. Ma questa è una cosa geniale! Abbiamo pronta la campagna di marketing. Mamma mia, ma com'è che capitano sempre tutti a me? Proprio dei pazzoidi totali. Tant'è che a una certa la Nintendo fece loro causa. Perché? Perché in una loro frase commerciale affermarono che soltanto a chi è daltonico o ha un quoziente intellettivo sotto a 12 poteva non interessare con quale console portatile giocare. La Nintendo prese la palla al balzo per dire questo è un insulto ai diversamente abili. E la Sega giustamente fece ammenda, licenziò tutto il suo reparto di marketing e iniziò una pubblicità più seria. Ci avete creduto sul serio? Ma come cazzo? L'allora presidente della Sega America, Tom Kalinske, di cui abbiamo parlato anche in altre storie e ormai lo conosciamo, rispose alla Nintendo, in maniera molto garbata, dovreste spendere più tempo a migliorare i vostri prodotti e il marketing, anziché stare a rompere le palle a noi. Ripeto, amo la Sega America. Nonostante al lancio il Game Gear avesse soltanto 6 titoli, il numero complessivo poi dei giochi che verranno sviluppati per questa console si aggira intorno ai 370-368, stiamo più o meno lì, che è un buon parco titoli, ovvio contro i 1000 del Game Boy e tutt'altra faccenda, però comunque sia è un buon numero, anche perché al suo interno c'erano dei bei titoli che, tra parentesi, spaziavano anche bene tra tutti i generi. Ovviamente non è che ve li posso stare a elencare tutti quanti, però diciamo che c'erano titoli appunto del calibro di tutti i vari Sonic, c'era la serie di Shinobi, c'era Space Harrier, c'erano tutta la serie di Castle of Illusion, Land of Illusion di Mickey Mouse, che tra parentesi è stato considerato il miglior gioco per il Game Gear, c'era Batman Return, c'era Mega Man, non poteva mancare ovviamente Wonder Boy, come puzzle game c'erano sia Columns che Bubble Bubble, diversi titoli sportivi come FIFA 96 oppure NBA Jam, il mitico intramontabile OutRun, addirittura due titoli di Mortal Kombat, sia l'uno che il 2, e il fantastico Road Rash che abbiamo già visto nella storia del 3DO, peccato che qui non c'erano gli FMV, i full motion video, perché sennò era epico. Il lato positivo dei giochi del Game Gear è che il prezzo delle cartucce era abbastanza basso, perché andava dai 25 ai 30 dollari in Nord America, dopo quando arrivarono in Europa ovviamente li pomparono, però voi pensate sempre che quello è il mercato di riferimento dove la Sega tentava di spingere di più. Non era presente, come anche nel Game Boy, il region lock, quindi tu con la stessa console comprata in qualunque parte del mondo potevi giocare ai titoli europei, giapponesi e americani, ma la particolarità dei giochi del Game Gear era appunto che, avendo l'hardware abbastanza simile a quello del Master System, ci sono moltissimi porting di quella console. Ma oltre a questo c'è un fattore determinante, ovvero che molti titoli mancano perché, se erano già stati sviluppati per la Nintendo, secondo le loro regole per 2 anni li potevi lasciare soltanto a loro in licenza prima di darli ad altre console. Questa
politica però si rivelò un'arma a doppio taglio per la Nintendo, perché tu ai tuoi sviluppatori non permetti di rilasciare giochi per i concorrenti, ma una software house che non vuole pagare le tue royalty alte e che non vuole stare alle tue regole svilupperà sicuramente giochi per sto tizio qui, perché non c'ha blocchi, li può mettere per Game Gear, per Atari Lynx, per chi cavolo vuole, quindi ti evita. Ed è proprio questo che è successo, perché il Game Gear ha tutta una serie di giochi unici sviluppati praticamente soltanto per lei, che trovi soltanto lì. E questo fu un punto di forza del parco titoli del Game Gear, perché comunque sia ce n'erano anche di molto belli, come abbiamo già visto, ma il tratto distintivo di questa console è il numero di accessori che misero nel mercato. A quei tempi c'è stava sta storia di creare sempre l'accessorio per potenziare la console, eccetera, ma per il Game Gear è proprio una roba finta, partendo dal famosissimo Game Gear TV Tuner, che conoscete tutti quanti, di cui abbiamo già parlato, che è sta adattatore a cassetta che si mette sopra il Game Gear e ti permetteva, tramite antenna e frequenze, un po' come la radio, di vedere la televisione sul tuo Game Gear. E questo ovviamente era una figata assurda, se ci andavi in giro negli anni 90 con quell'affare la gente ti si fermava per strada e si metteva a guardarla con te. Durava poco, però era fighissimo, costicchiava, perché stava intorno ai $130 come accessorio, tipo penso il più costoso della storia, però avercelo era tanta roba, ragazzi. Anche adesso a livello di collezionismo è bello tosto come pezzo. C'erano anche però accessori più economici, tipo il Gear to Gear, che era appunto il cavetto che ti permetteva di collegare due Game Gear, proprio come collegavi due Game Boy, per attivare il multiplayer. Questa ovviamente non era una possibilità di tutti i titoli, però c'erano giochi che lo permettevano, vedi per esempio Fatal Fury quando volevi giocare contro, Micro Machine oppure Mortal Kombat. Poi c'era un gadget che praticamente in Europa è stato credo il più venduto di tutti, ovvero il Game Gear Battery Pack, perché vedendo che in Giappone c'era quel dannatissimo problema del consumo delle batterie che gli rubava vendite, in Europa ti davano già nel bundle pack un set di batterie ricaricabili con il caricatore originale della Sega, e questo era un ottimo incentivo alle vendite, tant'è che ne fecero anche un'altra versione che si attaccava direttamente al retro della console per rendere il tutto un po' più portatile. Poi ovviamente c'è tutta una serie di accessori di contorno, c'è il cleaning gear che serviva per pulire i contatti delle cartucce, quindi non dovevi andare là ogni volta a soffiare come siamo abituatissimi nei nostri vecchi Mega Drive o Master System. C'era il Game Gear Carrying Case, quella premium, diciamo così, ci potevi mettere anche il caricatore, i giochi, eccetera. C'era il Game Gear Car Adapter, ovvero il cavo per collegare la console all'accendisigari della macchina, che penso accendevi quello te se fottea la batteria anche della macchina in 10 minuti. E poi ci fu il solito sborone alla Sega che disse fammi fa un ciaffo più grosso della console, ovvero il Wide Gear, che questo penso l'abbiate visto, non è altro che una lente di ingrandimento con una scocca che ti permetteva di attaccarlo davanti allo schermo del Game Gear per andare in giro con una roba gigantesca, ma vedevi lo schermino un po' più grande. Dici, penso è il peggior accessorio mai creato nella storia. Sì, e loro cosa fecero? Ne fecero un'altra versione ancora più grossa, il Super Wide Gear, che era un madonno gigantesco che te trasformava il Game Gear praticamente come la torre di quando fai il Sega Genesis, la stessa cosa. E secondo loro andare in giro con sto bestione era più comodo di magari avvicinasse un pochetto allo schermo se non ci vedevi bene. Pazzoidi finiti proprio. Ma oltre a tutti questi accessori che vi ho elencato che sono ufficiali, ce ne furono anche di non ufficiali, e lì si sbizzarrirono in tutti i modi, ve ne dico giusto due o tre quelli più conosciuti. Il battery pack Turbo Twins, che praticamente si attaccava ai lati, te la faceva diventare gigantesca più di una Steam Deck, ma ti dava ulteriori 6 ore di gioco con batterie ricaricabili, praticamente era l'alternativa al battery pack ufficiale. Poi c'era l'Handy Gear, che io questo l'ho visto dal vivo, ragazzi, non vi rendete conto di quanto è grosso, è un case all'interno del quale mettete la console, ma vi permette anche di giocare, perché praticamente la croce direzionale e i bottoni sono posti esattamente sopra il Game Gear, quindi riuscite a premerli e pigiare i tasti sotto e potete aprire il vanetto per vedere lo schermo. Giocate con una valigia, più o meno le dimensioni sono quelle. Ultimo accessorio, che in realtà io pensavo fosse ufficiale, invece no, me l'ho scoperto studiando questa storia, è il convertitore per Master System, di cui ce ne furono addirittura 3 versioni, ma la più conosciuta in assoluto è il Master Gear Converter. Si inseriva come una normale cartuccia, ma ti creava uno spazio sul retro per poter inserire la cartuccia del
Master System. Questo sì che era una figata, perché ovvio non era comodissimo e portatile, però se già avevi il gioco per il Master System, te compravi questo e ci giocavi sul Game Gear. Per questo mi sembra strano che non sia venuto in mente alla Sega di creare questo accessorio. Ce ne stavano un'infinità non ufficiali, però diciamo che questi sono quelli che abbiamo visto un po' di più e più importanti. Ma se non vi bastassero i 1000 accessori, c'è anche il fatto delle 1000 versioni. Perché chi è in Occidente dice: quante versioni del Game Gear sono uscite? Una, due? In Occidente sì, ma in Giappone? In Occidente in effetti eravamo abituati a pochi bundle pack. Quelli che probabilmente abbiamo tutti o che abbiamo visto sono il Game Gear con il bundle con Columns e quello con Sonic, o al massimo quello con Sonic 2 Batman Return, da accompagnare poi invece a quello con il TV Tanner, di cui però ne esiste anche una versione a tiratura limitata. Ma in Giappone ci sono anche i Game Gear di diverse colorazioni. Ce n'erano quattro principali, che erano la celeste, la rossa, la gialla e la nera classica, molto simile alla nostra. Ma poi ce n'erano anche tutte le varie tirature limitate, che ce ne stanno un'infinità. Hanno fatto il Game Gear di Ray Art, hanno fatto la Limited Edition in collaborazione con la Coca-Cola, che è appunto la Limited Edition di Coca-Cola Kid. Poi c'è quella di Virtua Fighter, ma quella secondo me più bella tra tutte è la Gigi White, che è uno stupendo Game Gear bianco che ti arriva con la valigetta ufficiale abbinata e con già il TV Tanner bianco. Di questa, ragazzi, ne hanno fatte soltanto 10.000 unità. Io l'ho vista dal vivo, me stavo per mettere a piagne, perché so quanto sono povero. Questa per me è la più bella in assoluto. Ce n'è tuttavia una ancora più rara, rarissima in realtà, che è il Game Gear Special Pack, sponsorizzato direttamente dalla Honda Verno, e c'è di tutto dentro, perché ci sta la console, l'adattatore per auto, il TV Tanner, l'antenna per l'auto e Super Monaco GP2. E questo, ragazzi, è praticamente il bundle pack più completo di tutti e credo, non dovrei dire una baggianata, il più ricercato in tutto il mondo dai collezionisti. Purtroppo, nonostante tutti gli accessori, tutto il parco titoli, il marketing fatto, il Game Gear non riuscì a imporsi sul mercato contro il suo rivale Game Boy. Prima di tutto perché, come detto, in Giappone non andò benissimo per il problema delle batterie, problema che risolsero con tutti i vari battery pack messi nei bundle per il mercato occidentale, dove andò comunque meglio. Ma qui ci fu anche un errore della Sega, perché misero troppa carne al fuoco. Vedendo che il Mega Drive se la stava cavando bene con le vendite, stava effettivamente facendo concorrenza seria al Super Nintendo, per prima cosa decisero di puntare più risorse per creare degli add-on per quella console, vedi appunto i famosi Sega CD e 32X, che poi fecero la fine che fecero. Però comunque si richiesero delle risorse, dei costi, dei tempi di sviluppo da parte della Sega. Oltre a questo, iniziarono a sviluppare e rilasciarono il successore del Game Gear, e questo non in molti lo conoscono, ovvero il Sega Nomad. Anche questa console portatile con schermo retroilluminato, con 6 batterie stilo per alimentarlo, ma con hardware basato su Mega Drive. Come il Game Gear era praticamente il Master System portatile, il Nomad doveva essere il Genesis Mega Drive portatile. A livello collezionistico, ragazzi, costa un botto, stiamo sui 700-800 euro boxato e tenuto bene, quindi rendetevi conto. Ma siccome lo fecero uscire anche questo abbastanza in fretta, i possessori del Game Gear si videro un po' abbandonati, lasciati indietro, anche se la Sega dichiarò che comunque sia il Nomad era uscito per coesistere col Game Gear. E infatti il Nomad fu rilasciato nel 1995, mentre il Game Gear venne dismesso ufficialmente nel 97, quindi garantirono altri 2 anni di sviluppo giochi e supporto. In questo lasso di tempo il Game Gear vendette dalle 11 alle 14 milioni di copie. C'è tutta questa differenza nella stima, perché alcuni report dicono 11.000, i report ufficiali della Sega dicono 14, quindi il dato esatto diciamo che potrebbe essere nel mezzo. Comunque erano numeri di molto superiori all'Atari Lynx, che ne vendette 2-3 milioni, e al Turbo Express, che ne vendette 1,5 milioni. Il problema è il Game Boy, perché il Game Boy ne vendette circa 60 milioni. Tra il Game Boy normale e il Game Boy Pocket, che fu anche questa uno dei motivi per cui il Game Gear non vendette più, perché ne fecero uscire una versione più piccola che soprattutto poteva essere alimentata soltanto con 2 batterie stilo AAA,
rispetto a prima e quindi consumava anche di meno. Ma il discorso Game Boy forse è una cosa un po' a parte, perché vedremo che tra il Game Boy Pocket e il Game Boy Color le vendite totali di questa portatile si aggirano intorno ai 118 milioni e ancora oggi è una delle quattro console più vendute al mondo. È seconda soltanto alla PlayStation 2, a Nintendo DS, a tutte le versioni della Nintendo DS, capiamoci, e alla Nintendo Switch. Quella fu proprio la console che cambiò la storia delle portatili. È ovvio che contro un avversario del genere, anche se hai venduto più di 10 milioni, che non sono numeretti, puoi fare poco. Anche perché con le sue vendite il Game Gear più o meno ha venduto come un Master System, come una PlayStation Vita e come una Wii U, che per carità non sono considerate console di chissà quale spicco, alcune sono considerate anche dei flop, ma comunque hanno dei numeri che non sono proprio spicci, ragazzi, capiamoci. Come detto, il supporto per il Game Gear terminò nel 1997, ma nel 2000 la Majesco ne fece uscire una nuova versione che costava appena $30, con anche tutta una serie di giochi che differiscono dalla versione originale. Ma stateci attenti, perché questa versione del Game Gear, soprattutto per i collezionisti, è molto simile a quella originale, ma vale molto di meno, perché la scocca è un po' più nera rispetto a quella originale e soprattutto quello che ve lo fa capire è il fatto che i loghi non sono a colori e che il bottone d'accensione non è quel tono tra il blu e il viola, ma è proprio viola acceso. Stateci attenti a livello di collezionismo, perché magari chi non ne ha mai visto uno dal vivo e lo vuole andare a comprare, se trova qualche venditore che fa un po' lo gnorri, ve lo piazza ad un prezzo alto, ma non vale assolutamente come l'originale. E soprattutto questa versione non è compatibile né con il TV Tanner né con gli adattatori del Master System, appunto perché i giochi hanno la loro versione, che anche quelli sono diversi rispetto a quelli originali. Quando parli del Game Gear ci sono pareri sempre un po' contrastanti. C'è chi l'ha amata, c'è chi l'ha odiata, ma in realtà i sentimenti che abbiamo provato tutti sono esattamente entrambi. Perché se l'amavi tanto, la odiavi per quanto cavolo si scaricava. Per quanto potevi essere il pronipote o addirittura il figlio di quello che c'aveva la Duracell, giocare a questa console era divertente, ma durava veramente troppo poco. E anche la critica ancora oggi non riesce a dare un giudizio preciso della console. È stata un flop, è stata un successo. Alcune riviste la definiscono una delle peggiori console mai uscite, ma poi alla fine la lodano perché comunque si è riuscita a fare dagli 11 ai 13 milioni di vendite. C'è chi la considerava un successo per l'hardware che avevano inserito dentro, per l'avanzamento tecnologico, per tutti i vari giochi, ma che era incredibilmente penalizzata dal consumo di batterie. E chi, secondo me, ha fatto l'analisi giusta dicendo che il Game Boy è stata una console speciale che ha catturato così tanta fetta di mercato che chiunque si fosse messo in quel momento a farle concorrenza non avrebbe avuto alcuna speranza. Difatti anche per me è così. Perché quando ti esce una console come questa, dove hanno praticamente azzeccato tutto, hanno sacrificato il sacrificabile, te l'hanno data a un buon prezzo e ci hanno preso una fetta di mercato che andava dai ragazzini dei 7 anni fino a ragazzi anche un po' più grandi, io che cacchio ti metto sul mercato? Se questa mi ha venduto 100 milioni di unità in tutto, vuol dire che moltissime persone hanno preso questo anziché prendere il Game Gear. Sono sempre di meno quelli che prendono entrambi, giustamente. E il Game Boy è proprio la dimostrazione che i contenuti e l'innovazione spesso battono la tecnologia. Ma questa filosofia la Nintendo continua a mantenerla ai giorni d'oggi. Quando uscì la Nintendo Wii, contro rivali come PlayStation 3 e Xbox 360, a livello hardware non era niente, ma a livello innovativo introduceva il movimento, eccetera, riuscì comunque a vendere bene. La Nintendo Switch, al di là della OLED, io vi parlo proprio della Switch, console uscita anni e anni fa, è una delle più vendute al mondo e ancora oggi i titoli per la Switch fanno concorrenza alle console di nuova generazione. La PlayStation 5 a livello hardware è un mostro sacro, la Nintendo Switch quando fa uscire un gioco riesce ancora a fargli concorrenza. Questa è la filosofia Nintendo che hanno azzeccato già negli anni 90 e che, nonostante alcune pecche di console che non hanno venduto come volevano, adesso sembra che stanno portando avanti bene e che stia pagando come discorso. Mentre il Game Gear ricorda molto quello che è successo alla PlayStation Vita, che era molto più potente del Nintendo DS.
Anche lì balzo tecnologico, molte più possibilità, ma parco titoli che non era niente di che, mentre il DS anche lui è una delle console più vendute nella storia. La cosa però che c'è da dire del Game Gear è che tra tutte le console portatili che hanno sfidato la Nintendo è quella che ha durato di più, eccezion fatta per la PSP che è stata una signora console portatile. Non è che voglio far passare un messaggio errato, ragazzi, capiamoci bene, non è sbagliato puntare sulla tecnologia, ma tu la devi affiancare a dei contenuti validi, se no non ci fai niente con la tecnologia, se devi stare davanti il televisore così, imbambolato, che guardo, che ce faccio? E di questa cosa la Sega se n'è accorta troppo tardi, perché con il Dreamcast, come abbiamo già visto nella sua storia, ci hanno dato una console con moltissime innovazioni e con un ottimo parco titoli, ma ormai avevano fatto il danno col Saturn e via dicendo. Ma la Sega è sempre stata una casa produttrice che guardava avanti, addirittura nel 1990 già stavano progettando una console portatile con lo schermo touchscreen. Il DS sarebbe uscito 14 anni dopo, eh? Nel 90 questi già ci stavano pensando, ma rinunciarono perché i costi sarebbero stati proibitivi, perché avevano stimato che alla fine, per rientrare con i costi e tutto, la console sarebbe dovuta costare circa $290, che era troppo per una portatile di quei tempi. Ma comunque sì, il loro reparto di sviluppo già ci aveva pensato, molti anni prima rispetto al DS. Forse, se non avessero fatto la fine che hanno fatto dopo il Dreamcast, magari avremmo potuto avere un'altra portatile per far concorrenza al Nintendo DS della Sega. Sarebbe stato perfetto, secondo me, se avessero fatto lo stesso ragionamento per quanto riguardava lo schermo di questa console. Cioè, mettere un hardware del genere con quelle prestazioni, con questo schermo, non era proibitivo a livello di costi di costruzione, ma sarebbe stato proibitivo a livelli di mantenimento. Perché avrete speso $150 per comprarvi questa, ma quanti milioni avete speso in batterie? Perché io questa non ce l'avevo ai tempi, ma vedevo gli amici miei che andavano in giro col marsupio strapieno di batterie. Era un marsupio che pesava come se era pieno di piombo, eh? Era l'anno che tutti i ragazzi in Italia, tutti col marsupio, con lo zainetto solo per portare le pile su, eh? Tutti! Ah, e qui c'è una curiosità per quanto riguarda le pile, perché un documentario del 2011 ha dimostrato che un vecchio Game Gear alimentato sempre con 6 batterie stilo, ma dei giorni nostri, diciamo, comunque sia, non quelle degli anni 90, era arrivato a durare addirittura intorno alle 7 ore. Questo solo per farvi capire che comunque sia c'è stata un'evoluzione tecnologica anche per quanto riguarda le pile. Avessero avuto queste qui negli anni 90, già la storia poteva essere un po' diversa. Non ne ho voluto parlare finora, ma credo che nei commenti lo tirerete fuori di sicuro, quindi mi tocca farlo. Io odio quando sfrutti troppo il fattore nostalgia nel modo sbagliato. Perché la Sega annunciò qualche anno fa il Game Gear Mini e io ero contentissimo, e poi nel 2020 mi fece uscire sta roba. Io ve giuro, ne avrei comprati una ventina solo per prendere quel bastardo che l'ha progettato, aprirgli la bocca e infilarglieli dentro a forza. Ma me puoi fare una roba del genere? Ma sei un depravato! Fammi un Game Gear un pochetto più piccolo, un po' più portatile, ma che ci posso mettere le vecchie cartucce, no? Sarebbe stato il sogno di tutti, con una buona autonomia, porco boia. E invece ci hanno fatta sta ciofeca che non voglio nemmeno commentare, ragazzi. Guarda, lasciamo perdere che mi fa un cazzo e basta. Per considerazione personale, visto che sono stato così fortunato da non ricevere nessuna delle due da piccolo, posso dirvi la mia esperienza diretta di ragazzino che vedeva giocare gli altri con queste due. Allora, sinceramente mi attirava, vedendola da fuori, molto di più lei. Esteticamente mi piaceva di più, ma più che altro lo schermo a colori e la retroilluminazione mi facevano impazzire. Poi ovviamente la qualità dei giochi era superiore a questa, parlo di qualità tecnica, non del titolo, di qualità tecnica. Però capisco che chi magari invece ce l'aveva entrambe sicuramente finiva a giocare con il Game Boy, perché era scomodo ogni 4 ore finire di giocare qui e cambiare tutte le pile quando questo te ne durava 30. Però l'amore per questa qui è rimasto, perché la Sega su una cosa ci ha preso. Ha fatto la console più figa, più cool tra le due, e quella che un ragazzino, vedendo qualcun altro giocarci, gli verrebbe da dire rispetto al Game Boy: Madonna che figata quella console.
e probabilmente è quello il motivo per cui molti di noi sono ancora legati tantissimo a questo Game Gear. Bene ragazzi, anche per questa storia è tutto, non c'ho idea di quanto ho parlato, ma mi sta lampeggiando la spia della batteria, quindi tanto, anche perché si è fatto giorno e praticamente sto qui che era notte. Vi rinnovo di nuovo gli auguri di buon Natale in ritardo e buon anno sperando che fa tempo, anche perché adesso mi devo mettere di età de corsa. Spero vi sia piaciuta questa storia, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questa consolina molto controversa e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!